Carta e penna, si fa per dire, il consigliere comunale ed ex assessore Guido Campana della lista al Centro per Teramo scrive al sindaco Maurizio Brucchi e gli chiede di riportare la Fiera dell'Agricoltura nel centro della città. Una manifestazione che da anni si svolge nel piazzale dello stadio di Piano d'Accio e che attira migliaia di visitatori durante il primo weekend di primavera. In esposizione prodotti tipici, animali, attrezzature agricole, laboratori e street food. Un ritorno al passato, in fondo, che piace ai commercianti teramani che stanno raccogliendo firme per appoggiare l'idea di Campana. Rivitalizzare il centro storico di Teramo con la Fiera dell'Agricoltura. Però lei come la vede organizzata precisamente? Sì, perché innanzitutto si parla tanto di, purtroppo, una Teramo povera, una Teramo triste. Quindi dico che la Fiera dell'Agricoltura potrebbe essere un buon veicolo per portare gente a Teramo. Non solo al centro storico, anche all'interno del contesto urbano. Mi viene in mente per esempio il parcheggio alla Gammarana, poi si fa un servizio di bus navetta a Teramo, nelle diverse piazze appunto alle stiere degli espositori. Mi viene in mente il parco fluviale per la zona animali, mi viene in mente i mezzi agricoli per il vecchio comunale o quant'altra piazza. Tante cose, i commercianti penso che saranno contenti, riportiamo un po' Teramo nella situazione appunto del panorama regionale, non solo nazionale anche come nome. Beh, è un anno particolare, quindi si può veramente organizzare la fiera in questa particolare. Quindi una fiera itinerante. È normale che la parte logistica è complicata, non è semplice, non è facile. Però ci si può organizzare meglio, con il comitato fiera, se vuole possiamo veramente collaborare, ma penso che il sindaco ha capito che la nostra proposta non è una nostra proposta di strumentalizzare nulla, ma bensì una proposta in cui vuole veramente dare una mano a questo territorio che è sotto appunto un po' le macerie. La Fiera dell'Agricoltura di Teramo è tra le manifestazioni più importanti in Abruzzo, una vetrina che oggi più che mai aiuterebbe il rilancio della provincia teramana. E se questa vetrina nel 2017 potesse davvero riaccendersi dentro una città che si sta spopolando, sarebbe per tutti una luce di futuro.